a Roma e 3-1 a San Siro. Quindi era una squadra che ha lasciato un segno nel mondo del calcio e nel mondo del calcio sardo. Naturalmente i ragazzini oggi sentono dai loro genitori ripetere questa bella favola, questa bella storia, e forse sono anche loro orgogliosi della squadra di allora, anche se non l'ha mai vista. Noi eravamo diventati così la squadra simpatia, perché in quegli anni si vinceva il campionato o a Milano o a Torino, non ce n'era per nessuno, tranne qualche piccola parentesi di Fiorentino o Bologna, e il resto d'Italia praticamente tifava per noi, quindi noi dove andavamo avevamo un pubblico di casa, tranne naturalmente con le dirette interessate di Milano e Torino. Il Cagliari, nell'ultima stagione di Scopigno in rossoblù, chiuderà il quarto posto alle spalle di Juventus, Milan e Torino. In Gigi c'è grande amarezza per la decisione dell'allenatore amico di lasciare la Sardegna. Lui ci ha responsabilizzato, cioè aveva un rapporto, un dialogo con noi da amico e da allenatore. Naturalmente noi conoscevamo le regole e chi sgarava con lui difficilmente veniva riconfermato, però ti aiutava laddove poteva sino alla fine, fino appunto a farti diventare, oltre che un buon giocatore, anche un uomo con delle basi importanti. Nel luglio del 72, con l'arrivo di Edmondo Fabbri, inizia un declino lento e inesorabile che sarà confermato dai 18 mesi di gestione di Beppe Chiappella, prima dell'avvento provvidenziale di Gigi Radice, che riuscirà nel 1975 a salvare il Cagliari da una sicura retrocessione. In questi anni Riva trascorre molto tempo in infermeria alle prese con i guai muscolari. Nonostante la pubalgia, realizza 12 reti nell'unica travagliatissima stagione in rossoblù dell'allenatore che lo aveva fatto esordire in nazionale nel 1964. Ne segna solamente 2 in 8 partite nel secondo anno di Chiappella, dopo le delusioni patite nel mondiale tedesco dell'estate del 74, e chiude la carriera a quota 6 nell'anno della malinconica retrocessione in Serie B. L'ultima volta in campo da calciatore è datata 1 febbraio del 1976. Il Cagliari è impegnato al Sant'Elia con il Milan. Nel secondo tempo Gigi insegue con rabbia un pallone sull'out, sotto le gradinate che sovrastano l'imboccatura degli spogliatoi. Rivaleggia in corsa con il gigante rossonero Bet. Un urlo di dolore fa ammutolire il Sant'Elia. Il campione si accascia disperato, ha intuito che questa volta l'ha spuntata la mala sorte. Gli verrà riscontrata la lacerazione totale di un adduttore della coscia sinistra. Un bollettino medico che segna la fine prematura della carriera agonistica del nostro campione. Sì, l'incidente col Milan aveva lasciato un segno, perché era sofferto anche moltissimo, anche il tipo di intervento. Poi a Cagliari erano cambiate certe situazioni, vedevo la società che si stava pian pianino sgretolando, non c'era un buon rapporto tra l'allenatore di allora, loro preferito un giorno, senza dire, ho salutato, ho preso la borsa. E pensavano che ritornassi, ma non sono più tornato. Nel futuro ci sarà spazio per l'attività di dirigente, prima per 10 anni con il Cagliari, dove chiuderà l'esperienza nel 1987 da presidente, e subito dopo con la nazionale, di cui da 15 stagioni è l'accompagnatore ufficiale, in un lungo viaggio da Berzot a Marcello Lippi.